Avrei dovuto studiare un anno e mezzo su questi documenti perché, cioè, voi capite che diventa una testimonianza enorme quella che io devo fare. Quindi, più o meno, nel senso che privilegiamo, come dire, l'emozione del documento rispetto alla precisione del dittongo o della diesi. No, lo dico perché mi sembra talmente importante questa relazione di Antonelli che non vorrei io sminuire la sua importanza con una lettura meno precisa della sua relazione. Eo Bonaventura, dolorosa Moliere, che fo moglie di Zutino Arrighi e me la so ricca e inasiata quando passò de questa vita. Or se levò uno dalle pragnole, fedele degli Odobaldini, che è fattore. Da lì a 4 anni che morì mio marito, costui s'accompagnò con uno che a nome Chele, figliolo dello Francesco Cimatore. Entrambi due vennero a me, a casa mia, Santo Domenico, e si se fece quello Rainerolo, suo parente di mio marito Zutino, che io non lo di mai pur menzionare in casa mia, che stetti con lo mio marito 20 anni. Francesco Cimadore, se ho ben che era cugino di mio marito, anche ello la so a tre che era 60 lire dei bolognini che furono pagate in continenti che fu sotterrato mio marito. Fra Puzzo e Ser Michelino dalle tavole vanni di Ser Novellone furono le commessari. Quello testamento che lo la so fu ben pagato agli parenti suoi. Ma non quello che la so alle religioni, ai vari conventi, cosa? De Bologna non è pagato se non lo mezzo. E lassano alle religioni di Pisa e di Fiorenza, tutte queste religioni non hanno avuto se non lo mezzo, aspettando che Dio facesse altro da me, allora sarebbero pagati. Dopo la mia morte verranno pagati. Per ora le religioni a metà, i parenti tutti. Or venne Rainerolo e Chele a me e dimandormi come la faceva lì commensari, cioè come andava con questa eredità, come si comportavano. E sì, mi lusingarono, cioè mi lusingarono, mi diedero importanza. E io gli dissi che lì faceva troppo bene, se no chi gli non aveva dato a mia sorella 5 lire dei bolognini, né a mia figliola 20 lire che io la ebbi di un altro marito. Ed egli mi dissero: oh, c'è dà lo testamento, che avemo grande possanza in lo vescovado, che ti li farò dare 4 a 4. Io fui matta e delilo in mano a Chele e dissigli: or lo guarda ben come l'occhio, a quell'altro non darei che io non lo conosca, non lo conoscea. E Tilli se n'andorno da Benno degli Bacchetelli per conoscenza di Madonna Selvazza e pregorlo che il medes che Aspetta, e il pregorlo che me devesse tore quelli beni che mio marito m'avea lassai. Ed ello gli disse: vattene a Salvuzzo e Giancarino l'hai torà alla manesca. È una specie di Don Rodrigo questo qui, dice: vai, ci sono quei due lì che adesso vanno dalla Bonaventura e glieli prendono alla manesca i beni. Venne Savulso e Giangarino a 8 die d'ottobre con più di 30 uomini e Chele con loro e
travolseme le brasse e buttomo in la strada e mengolo suo fratello altresì dissimi non ti ci lasare mai trovare per questa strada che noi ti uccideremo. Lì rimase tutti i miei beni, che già che aspetta, te lo ridico. Lì rimase tutti i miei beni che n'hanno né cavasse non la persona che è già andata bene che non mi hanno ammazzato, sono rimati lì i beni e rimase 200 nara di guado secco che io mi aveva fatto a mia mano. Lì rimase tutta bella massaria, tutta se la partiro tra loro e lì rimase pane e vino. Questo luogo era accasato con bella columbara e Zangherino se l'è appropriato e hanno dato a Chele e a Rainerolo 100 lire di bolognini e a Saguol sono date altre 100 lire e io andai alle commissari che fessero rede, che difendessero questo luogo, sì, chi li fero rede, li frati pregato in modo che rendessero rede, non so, vada ai commissari e dice fate rede me di questo luogo, ma anche i vari frati che ferno rede li fra predegadori e donne de Santa Chiara de Faenza. E Zangherino e Salvuzzo e Chele si minacciarono li messi d'ancidere, si li andasse neguno e minacciarono li fra se neguno ne passasse per la strada e chi li entrasse in logo chi li taglierevero tutti per pezzi. Undi li fra disse oh dace quello che tu vuoi innanzi chi li volesse essere ammassato, cioè i frati dicono oh piuttosto che ammazzarci dacci quello che vuoi, noi avremmo ereditato, però pazienza e vabbè. Ed ello disse che gli voleva dare 300 lire e negota. Sicché allora gli dè 150 lire e le altre 150 gliele dare da lì a 3 anni. Come siamo messi adesso? I commissari li è tutti trimorti e se no la reda sua. Perciò non è eolassa di pagare le cose, le tasse, io non ho modo di pagare le tasse e per giordino mi so desfatta la casa mia e ho la dei a pisone per pagare le colte e con ella non mi potesse essere tolta perché ella mi fa abbattuta, ella costa bene a fare e refare 21 libra a quelli che hanno tolta a pisone per 3 anni e io a pagare 3 colte io non ho de che pagare, là io sago una notte no li sto l'altra vago una notte e l'altra vago di qua e di là che non ho amico né parente che mi ritegna. Pregove per amore di Gesù Cristo e della Vergine Maria casate misericordia di me.